Ciao a tutti esploratori, oggi vi porto a vedere la bistonda, andiamo! Qua abbiamo lasciato la macchina in via Maglietti, che è questa qua dietro di me. Ora passiamo su da questo sentierino. Guardate che belle queste fosse. E siamo arrivati alla cascata, ora ve la mostro da di sopra. Ok, in pratica o prendevamo questo sentiero di qua, oppure salivamo dal fiume. Noi abbiamo scelto di salire dal fiume, qua abbiamo attraversato e ora saliamo per vedere la cascata, che è bellissima. Anche se dura solo 5 minuti la passeggiata, è bella pendente. Guardate che spettacolo però, che figata. Mamma mia. Stiamo salendo sempre su questo sentierino, tenuto molto male, per vedere le altre cascate. Che strane comunque queste piante, al tatto sembrano fatte di velluto. Siamo in cima alla cascata principale e da qui si può vedere il salto di ben 30 metri. Siamo ritornati alla cascata principale e ora scenderemo da questa parte. Prima siamo saliti di lì e ora facciamo il giro ad anello. Ringrazio anche Magna per la compagnia. Siamo scesi giusto 2 minuti a piedi dalla cascata. Qua c'è il tramonto e qua c'è il cancello. Ora passiamo di qua e come vedete siamo all'inizio del sentiero. Tra l'altro, prima di partire è arrivata una signora, stavamo parlando e dal nulla sta passando per questo ponte, non è neanche un ponte, ed è caduta qua dentro.
precisa proprio. Non è precisa. E poi fa, no no, ma non mi capita mai questa cosa, no. E invece che... E anche l'avventura di oggi è giunta al termine. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così iscrivetevi e mettete mi piace. Alla prossima, ciao ciao. Ci sono anche delle amiche spine che saranno molto liete di partecipare a questo tour. Sì, con noi. Si attaccano.